La scuola è ai primi passi, sicuramente il Comune sta monitorando. Com'è la situazione? Beh, come avevo previsto, cioè si inizia ed è una bella notizia. Si inizia in salita, lo sapevamo, però iniziare è fondamentale perché ci rendiamo conto quali sono le problematiche. Quello che più mi preoccupa è che con l'aumento dei contagi, col fatto che non si è riusciti a prevedere da parte soprattutto della Regione ma anche del Governo tamponi, test, una copertura sanitaria preventiva più forte nelle scuole, al primo caso di contagio, come già sta avvenendo, c'è il rischio che la scuola, non la classe, si chiuda. Quindi io prevedo che sarà un anno scolastico in cui si realizzerà una fisarmonica tra i giorni che si va a scuola e i giorni che si sta a casa col distanziamento. Poi sai, rimango anche un po' certe volte basito perché qualcosa la si può anche un po' prevedere leggermente meglio. Cioè, faccio un esempio, ci siamo intrattenuti nelle ore scorse sull'allerta meteo, che è un tema che in realtà si potrebbe coniugare in questo caso facilmente con l'insegna, con la didattica a distanza. Cioè, c'è un dibattito che se tu c'è l'allerta meteo non vai a scuola. Abbiamo speso milioni di euro per il almeno quando c'è l'allerta meteo non è detto che non vai a scuola, si fa la giornata a distanza. Io pensavo che questa fosse una cosa scontata, cioè, mi sono reso conto che non era stato previsto, quindi abbiamo anche scritto su questo. Quindi voglio dire, vedo una grande approssimazione, come se il problema principale diventa vedere come, insomma, alla fine creare ostacoli su ostacoli, sapendo che noi alla scuola non possiamo rinunciare. L'abbiamo visto anche con le prime giornate, non è nel rivendicare la perfezione che noi riusciamo a raggiungere un obiettivo. La perfezione non ci sarà, bisogna avere la consapevolezza che alla scuola non si può rinunciare, quindi noi faremo di tutto per far sì che i numeri di giorni in cui si andrà a scuola sarà il più alto possibile, ma non la consapevolezza che purtroppo per i nostri ragazzi sarà un anno davvero complicato e difficile.